Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma Giorgetti cosa poteva fare? Ricordiamo che la ratifica del, diciamo, del trattato era materia parlamentare, lo ha ricordato in un'intervista fatta proprio a Federico Fubini il commissario Paolo Gentiloni, diciamo, secondo me anche un po' giocando un po' sui trattati si rispettano. Beh, in Italia, secondo l'articolo 80 della Costituzione, i trattati li ratifica il Parlamento, quindi Giorgetti nelle sue interlocuzioni all'Ecofin poteva aver detto qualsiasi cosa ai suoi interlocutori, ma non dipendeva direttamente dal governo questa ratifica. Si sapeva che non c'era una maggioranza in questo Parlamento sul trattato del MES, sulla ratifica, e non c'era nemmeno nella scorsa legislatura, tant'è che il governo Draghi, no? Un governo, diciamo, sulla carta ipereuropeista e accreditatissimo nelle cancellerie di qui sopra, non ha ratificato in quella fase, diciamo, molto delicata, dove ci sarebbe stata, diciamo, una maggioranza ampissima, secondo, diciamo, le letterature, invece non c'è stata. Quindi la drammatizzazione sul MES mi sembra, francamente, Alessandra, un tema molto italiano, nel senso molto di ragionamenti interni alla politica italiana. Non abbiamo visto in questi giorni, al di là poi delle festività natalizie, alcun tipo di turbativa né nei mercati né nelle cancellerie europee né tantomeno, diciamo, nei media economici, che insomma sono, diciamo, molto attenti di solito a ciò che accade in Italia. Mi sembra che sia un tema che oggi verrà sicuramente, tra le opposizioni faranno giustamente il loro lavoro. Attenzione però che anche dentro le opposizioni non mi sembra che la linea sia univoca. Ricordiamo che all'interno della, diciamo, del cosiddetto campo largo, le opposizioni sono totalmente divaricate. Ricordiamo che i 5 Stelle hanno votato no alla ratifica del MES, nonostante nella precedente legislatura avessero, insomma, con governo Conte avessero detto sì. Beh, questo è un po', diciamo, una costante nella non costanza dei 5 Stelle, mettiamola così. Certo, credo che ci sia sicuramente